Procediamo col gameplay di Ghost of Tsushima, quindi abbiamo sbloccato questa nuova area, ma vorrei portare avanti qualche missioncina secondaria. Allora, l'onore sepolto, pare che alla baia di Azamo ci sia un uomo in difficoltà. Lord Sakai, avete un momento? È importante. Tutto ciò dica, dica. Sì. Cosa c'è? Non stiamo qua fuori. Venite. Sono Hyoe. Segui il paesano di Azamo. Stai cercando di vendermi qualcosa? No, signore. Qui va bene. Non ci sente nessuno. Dimmi di cosa si tratta. Il mio vicino, Haruo, è un tipo sospetto. Esce dalla città al tramonto. Va via per ore. Poi torna all'alba. Ieri l'ho seguito. L'ho visto in una casa bruciata presso il cimitero insieme a dei banditi. Banditi? Prevedo guai. Troverò questa casa e scoprirò cosa stanno tramando. L'onore sepolto, ok. Grazie, io. Di nulla, mio signore. Ispeziona la casa vicino al cimitero di Azamo. Ci vogliono riflessi pronti in questo gioco, perché anche un minimo ritardo può significare tanto. Ok,
Comunque noto che sto diventando più preciso con questo gioco, più attento. Mercante di Azamo ha detto che si incontravano qui. Sembra deserta. Guardiamoci intorno. Molta cenere. Il bivacco è stato usato spesso. Vecchie bende. Poco sangue. Ferite leggere. Un pasto consumato di recente. Il mercante faceva bene a sospettare. Devo nascondermi e aspettare il ritorno del vicino del mercante e dei suoi amici. Nasconditi e osserva la casa. Hai avuto problemi a venire qui? No, ma ho visto alcuni mongoli sulla strada. Credo ci stiano cercando. Meglio sbrigarsi. Cosa ci porti stavolta? La statua di Inari. È preziosa. Mi sorprende che i mongoli non l'abbiano presa. Sotterriamola con il resto. Ladri. Vediamo dove portano la refurtiva. Tieni sempre gli occhi aperti. Gli altri come stanno? Si nascondono. I mongoli li hanno quasi scoperti, ma per ora stanno bene. Dietro, cavallo! Mongoli! Giù! Sono andati via, andiamo! Ah, siamo stati fortunati, al povero Tamon è andato peggio. Ci sono sempre più pattuglie. Deve essere quei samurai. I mongoli lo inseguono per tutta la prefettura. Spero che uccida quei bastardi. Ci siamo quasi. Prima ci leviamo dalla strada, meglio è. Cos'è successo a Tamon? I mongoli l'hanno impalato in cima a un formicaio. Ha urlato per un'ora. Che cosa orribile. Presto, diamoci una mossa. Cosa stanno facendo? Detesto seppellire i nani così. Meglio una fossa. Osserva il gruppo di nascosto. Presto, c'è qualcosa che non va. Aria è salva. Affronta i banditi. Basta così, non muovetevi. Ah, lo sapevo, ci stavano seguendo. Un attimo. È il samurai. Meno male che siete voi. Una reazione bizzarra per voi. Non siamo noi. Avete scacciato i mongoli dalla baia di Azamo. Ma se tornassero ad attaccarci... Stiamo nascondendo gli oggetti di valore del santuario. Non si sa mai. Totaro! Ifei! Venite qui! Okon, dovevi restare con gli altri. I mongoli ci hanno trovato! I nostri sono in trappola! Li uccideranno! Quanti mongoli sono? Non sono riuscito a contarli. Chi può combattere? Io e Kihei. Venite con me. Voi due entrate in casa e proteggete gli altri. Con cosa? Con qualunque cosa. Oh, ho acquistato questa maschera. È carina, eh?
Difendi i banditi. Li hanno circondati. Attaccate! Dovevamo scappare! Non si danno per vinti! Moriremo tutti! Sono altri. Ci uccideranno. Bastardi sono entrati? No, li avete respinti. Non noi, Lord Sakai. Loro chi sono? Viandanti in fuga dai mongoli, gente che ha perso la casa. E li avete protetti? Ci proviamo. Non nascondete gli oggetti preziosi per poi poterli rubare? No, signore. Non cerchiamo di arricchirci. Dopo aver visto cosa hanno fatto i mongoli, vogliamo solo aiutare. Allora aiutatemi a portare queste persone al sicuro, alla baia di Azamo. Ernie, riconosco i banditi quando li vedo. Non siete benvenuti. Sono con me. Hanno bisogno di un riparo. Anche i banditi. Signore, non possiamo fidarci. Hanno difeso queste persone. Difenderanno anche questa città. Come volete, signore. Aprite la porta! Fate entrare tutti! Non so come ringraziarvi, Lord Sakai. Proteggi Azamo come hai protetto loro. Ve lo prometto. E assicurati che si sappia dove hai seppellito gli oggetti quando i mongoli se ne andranno. Certamente. Grazie per avermi permesso di dimostrare chi sono. Allora, amuleto spezza barriere. Spezzando la difesa del nemico si ripristina il 15% di determinazione. Ok.
Abbiamo due muleti uguali. Sorgente termale costiera, ok. Il tocco di un guaritore. Questa locanda ospita un gruppo di monaci. Forse hanno bisogno dell'aiuto di un samurai, ok. Via. Un'altra sorgente. Mio signore, potreste aiutarmi? Cosa c'è? Devo andare a un accampamento nel bosco. Laggiù c'è gente molto malata. A loro serve un guaritore. La zona è piena di banditi e mongoli. Sì, dovete proteggermi. Posso accompagnarvi, ma la malattia mi preoccupa. Sicuro di poterla combattere? Ma la malattia non si combatte. Ci si prende cura dell'infermo. Se sono così malati come dite, partiamo ora. Dobbiamo evitare un'epidemia. Grazie, mio signore. Come siete sopravvissuto, Akomoda? Grazie a una donna di nome Yuna. Mi ha trovato sulla spiaggia. E si è presa cura di me. Sembra un'abile guaritrice. Conosco pochi coraggiosi come lei. Sono vivo solo grazie al suo aiuto. Mia madre ha fatto lo stesso. Da piccolo ero sempre malato, ma mi ha irrobustito con le sue erbe. È grazie a lei che sono diventato un guaritore. Aspettate, c'è qualcosa laggiù. Occhio, un medico, insomma. Ci penso io. Ispeziona il crocevia. Ci avrebbero uccisi.
viaggiare da soli. Dovevamo fuggire dalla fattoria, signore. Sono tutti malati. Qual è la causa? Spiriti. La punizione dei nostri antenati. Consegniamo il cibo ai mongoli senza ribellarci. Si ammalarono tutti quando andarono via. Ora la casa è maledetta. C'è una locanda in fondo alla strada. Lì sarete al sicuro. Fuori è troppo pericoloso. Restate al sicuro all'interno. Grazie. Spero che gli spiriti non ci abbiano seguito. Sei bravo. Siete davvero spietato con quella spada. Cosa avreste fatto con quei banditi? Ho imparato l'efficacia di parole accurate e gentili. Quindi avete avuto a che fare con i banditi? Credo si debba cercare una risoluzione pacifica dei problemi prima di ricorrere alla violenza. Parole da guaritore. È proprio il lavoro che fa per voi. Eccoci arrivati al villaggio. Villaggio di Kishi. Guaritore! Guaritore! Grazie agli dei siete qui! Oh mio, che succede? Che succede? Mio figlio, forse ha mangiato qualcosa di velenoso. Portami da lui. Che ne sarà dei malati all'accampamento? Siamo già in ritardo. Ci vorrà solo un istante. Vi aiuto. Magari facciamo più in fretta. Grazie, mio signore. Controlla il figlio di Romeo. Cosa ha mangiato? Vorrei tanto saperlo. Non c'è cibo. Provo a scoprire cos'era. Grazie, mio signore. La cesta è vuota. Solo acqua calda. Funghi selvatici, segni di un morso. Trovato. Devo dirlo ad Anaoka. Trovato nulla? Funghi mangiucchiati. Idiota! Sapevi cos'erano? Deve averli mangiati per disperazione. Conosco un antidoto, ma serve muschio di fiume. Restate con lui. Io cerco il muschio. Muschio di fiume. Che è successo qua? Torna da Hanaoka. Il muschio, mio signore. Eccolo. Romeo, ascolta bene. Pesta il muschio, aggiungi una tazza d'acqua e porta tutto a ebollizione. Fagli bere il decotto e domattina starà meglio. Hanno bisogno di noi altrove. Sì, andiamo. Grazie per mio figlio. Alla fattoria aveva gli stessi sintomi di quell'uomo.
dolore, vomito, respiro affannoso. Avvelenamento. Credete che abbiano avvelenato la fattoria? Ne sono quasi certo. In tal caso mi servirà qualche tubero. Il muschio ha funzionato, ma i tuberi sono più efficaci. Crescono presso uno stagno qui vicino. Sbrighiamoci. Mongoli, accanto allo stagno. Vogliamo provare a chiedergli gentilmente di andarsene? Decidete voi l'approccio più adatto, mio signore. Sconfiggi i mongoli. Ok. Qui, mio signore. Avete trovato i tuberi? Sì, è merito vostro se posso raccoglierli. Solo che, guardandovi, mi chiedo se la violenza vi dia piacere. Uccido solo per proteggere la mia gente. Ci penso ogni volta che sfodero la spada. Certo. Perdonatemi, mio signore. Curiamo chi ne ha bisogno. Il campo è poco più avanti. Guaritore, mia moglie non respira più. Da quanto è malata? Dall'arrivo dei mongoli alla nostra fattoria. Cosa ha mangiato? Non avevamo cibo, solo l'acqua del pozzo. Mi spiace, è morta. Se solo fossi arrivato prima. Ci avete provato. Ma se non ci fossimo attardati con quella coppia e quell'uomo. Se non ci fermavamo, quella gente moriva. E voi non avreste capito che si trattava di veleno. Probabile, ma non ne capisco la causa. La moglie di quell'uomo aveva bevuto solo acqua dal pozzo. E la gente ha iniziato a star male dopo la ritirata dei mongoli. Avranno avvelenato il pozzo. Un pozzo contaminato farebbe dilagare l'avvelenamento. C'è una cura? Sì, i tuberi servono a questo. Aiutate chi potete. Grazie, mio signore. Avete salvato molte vite.
Ok. Allora. C'era questa missione qui del personaggio Masako. Sembra che Masako stesse cavalcando verso il campo di battaglia nella spiaggia di Komoda. Ok. Ah, eccola qua. So, ragazzi, che uccisione è? Grazie per il tuo aiuto. Cosa ci fai qui, Masako? Cerco la mia famiglia. Ho trovato mio marito, ma cerco ancora i miei figli. Sono morti da guerrieri, difendendo il paese. Ricordi dove sono morti? No. Era un inferno. Riuscivo appena a tenere d'occhio mio zio. Posso aiutarti a trovarli? La pace di una madre. Ok. Vieni, devo controllare anche questa parte di spiaggia. Guarda, laggiù. Uno dei tuoi soldati. Sì, ma è solo. Pensi che abbia disertato? Quando tuo marito morì, il tuo clan aveva sete di vendetta. Nessuno è scappato. Mi conforta sapere che sono stati leali fino alla fine. Dimmi se vedi un altro dei nostri vessilli. Cerca il vessillo Adachi. Vieni qui.
cavalcava lungo la spiaggia. Allora proseguiremo in quella direzione. Un vessillo che cuce. Un nostro vessillo. Chi è? Masanori. Era troppo giovane per combattere, ma suo padre era anziano, perciò prese il suo posto. Un buon figlio, oltre che un buon soldato. Sì, ma i miei dove sono? Un guerriero Nagara. Il vessillo di tuo zio. Ujikage, un caro amico dei miei figli, sarebbe rimasto al loro fianco. Devono essere vicini. Perdi quello. Lasciano marcire i loro morti. Come fossero spazzatura. No. Shigesato! Yasunari! Appesi come animali! Forza, tiriamoli giù. Dovrebbero riposare con la famiglia. Sepolti accanto a moglie e figli. La strada per Ariake è pericolosa. C'è un posto qui vicino dove seppellirli e onorare il loro sacrificio. E il faro. Giocavano lì, da piccoli. Ora se ne sono impossessati i mongoli. Ce lo riprenderemo. Il faro è da questa parte. Segui Nozaku. Ok. Alla fine della fiera dobbiamo sempre affrontare i mongoli in ogni missione. Quando non rientravano la sera, li trovavo sempre lassù, a guardare le stelle. Ogni bambino ha bisogno di un posto così. Il mio era un cipresso. Non volevo mai scendere. Quando ero in cima, tutto mi sembrava possibile. Anche romperti il collo. Mia madre la pensava così, ma per mio padre faceva parte della mia crescita. Cosa ne pensava tuo zio? Nel suo castello non c'era bisogno di salire sugli alberi. Punto di Saicho. Eccoli là, sporchi mongoli! Attenzione, forse ce ne sono altri. Per forza. Salgono la collina. Osserva l'erba. Ah!
Aia. Altro capo ucciso. Non ne vedo altri. Credo sia finita. Allora ci siamo. Portiamo i miei figli. Non gli ho mai permesso di dormire qui, neanche da grandi. Li ho sempre richiamati a casa. È questo ciò che mi manca di più di mia madre. La sua voce che mi chiama. Consolati, ora riposa in pace. Come tutti. Sei stato un grande amico, Jin Sakai. Ti ringrazio, ma per ora vorrei stare un po' con i miei figli. Capisco. Stai bene, Masako. Ok. Allora, vediamo un po'. Un messaggio in fiamme. Se vogliamo salvare il paese abbiamo bisogno di rinforzi. Lo shogun può inviarci i suoi samurai, ma solo se riusciamo a fargli avere la nostra richiesta. Lord Shimura conosce un pirata di nome Goro, abile abbastanza da superare il blocco dei mongoli e consegnare la nostra richiesta. Dovrei riuscire a rintracciarlo nel covo di contrabbandieri della baia di Umuji. Ok. Anzi, facciamo così, facciamo questa qua. Reazioni tra illusioni. Racconto di Norio. Un nobile guaritore del tempio di Norio si è offerto ai mongoli per scongiurare la distruzione del villaggio di Akashima. Se. La mia armatura schiaccerà le armi mongole. Uniforme Ronin.
No, dobbiamo potenziare questa qua. Addio. Vedremo, vedremo. Lord Sakai, Norio. Eravamo tutti in pena per oggi. Hanno bisogno di respiro. Momenti rari di questi tempi. Una volta ero come loro. Io non sono più l'uomo che ero prima di Komoda. Fu così terribile. Komoda? Sì. Perdemmo tutti. La sabbia era così intrisa di sangue da sembrare argilla. È un bene che tu non l'abbia vista. Cavalcammo a sud, fino a notte. Ci rallentò una brutta tempesta. Riposammo qualche ora in una fattoria. Mi svegliai per le grida. L'edificio in fiamme. I mongoli alle porte. Ci portarono a Kaneda in catene. E poi... dovevo morire in battaglia. Forse so dov'è Hoji. Vuoi partire adesso? Sì. Dove andiamo? A un accampamento costiero, dove le navi mongole dirette a nord caricano scorte e prigionieri. Una volta in mare, lo avremo perso. Lord Sakai, che cosa farete quando sarà tutto finito? Un giorno spero di tornare a casa e ricostruire la mia vita. Vorrei potermi sentire ancora così anch'io. Ho avuto a lungo le idee chiare. Seguire l'ottuplice sentiero, mettere su famiglia e servire il tempio. Puoi fare ancora tutto. Entrai nel tempio per seguire mio fratello Angel. Sognavo di far crescere insieme i nostri figli. Le nostre mogli sarebbero state buone amiche. I mongoli non ci hanno tolto tutto, Norio. Un giorno andranno via. E avrai una vita intera davanti a te. Ma sento che non appartiene solo a me. Devo vivere per Angel e per gli altri monaci scomparsi. Vi sentite mai così per i samurai di Komoda? Come se foste in debito con loro? Il samurai non è padrone della sua vita. Chissà quanto deve essere difficile. Ho dovuto portare il peso del mio nome fin da piccolo. Non l'ho mai messo in discussione. Lo fate adesso? Non lo so. La vita prima quanto parlano però, mamma mia. Distante come l'infanzia. Magari fra 20 anni ripenserai a questo momento nello stesso modo. Lord Sakai, sapete che Hoji rifiuta la violenza. Siamo vicini al campo. Bene tutto il campo. Che ne dite del granaio? Va bene, svelto. Dobbiamo trovare Hoji. I mongoli hanno un prigioniero lì. Deve essere Hoji. Da solo riuscirei a raggiungerlo senza essere visto. Un cannone d'allarme. Potrei azionarlo e creare un diversivo. Mentre io salvo Hoji. Recuperato Hoji, ci rivediamo lì. Ok. Se dovessi tardare, non aspettatemi. Riportate Hoji al villaggio. Saprò cavarmela. Vi raggiungerò al villaggio di Akashima. Tu azioni il cannone e io recupero Hoji. Onore al Buddha Amida, signore.
Vediamo se riusciamo. Dobbiamo impedire che lo uccidano. Ok. Mandate il migliore. Ma sì, dai, confronto così. Abbiamo rischiato. Ti prego, no! Sto qui, mi ottimo, amico mio. Ora i mongoli accorreranno. Porco cane. Fatemi sotto! Dara chiusi qua, attenzione! Thank you.
Yeah!